Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. 3 giugno, cosa si può e non si può fare con la riapertura totale? Boccia dice libertà di circolazione senza condizioni anche in Sardegna. Dopo un lungo braccio di ferro con il sindaco milanese Sala sulla possibile introduzione di passaporti sanitari, il governatore sardo passa a un sistema più flessibile basato sulla registrazione degli arrivi alla compilazione di un questionario. Sparisce l'autocertificazione e l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. 2 giugno, folla e assembramenti. A Roma la manifestazione del centrodestra diventa un corteo senza regole. La manifestazione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia doveva essere simbolica con una presenza contingentata di appena 300 persone. Invece si è trasformata in un vero e proprio corteo con assembramenti, resse e centinaia di militanti e curiosi. Meloni dice: stiamo facendo del nostro meglio per metterla in sicurezza, ma vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 aprile non era in sicurezza. Salvini dice: la mascherina ce l'ho, sono felice di sapere che i numeri dei contagi siano bassi. Marcucci del PG e del PT e del PD attacca e dice: se ne fregano dei sacrifici degli italiani, che pena. La deputata del Movimento 5 Stelle Macina dice: offesa alla Repubblica, esposto dei Verdi in procura. 2 giugno, Mattarella all'altare della patria dice: difficoltà mai sperimentate nella nostra storia, crisi non è terminata, servono unità e coesione. Poi visita Codogno, dice: da qui riparte l'Italia del coraggio e della solidarietà. Cerimonia senza la tradizionale parata nella festa della Repubblica. Il capo dello Stato si è poi recato in Lombardia, nella prima città colpita dal coronavirus. Il messaggio ai prefetti, ha detto, le istituzioni e i cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone. E avverte: economia più esposta e vulnerabile ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Coronavirus, l'inchiesta dell'Associated Press dice: la Cina ritardò informazioni, l'OMS elogiava Pechino solo per avere i dati. L'agenzia di stampa ha ricostruito i primi mesi della diffusione del virus attraverso le mail e le conversazioni dei dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I funzionari avrebbero lamentato il ritardo con cui la Repubblica Popolare stava concedendo i dati, mentre al contrario i pubblici elogi servivano come mezzo di scambio per ottenere le informazioni. Floyd Bachelet dell'ONU dice: in uso a discriminazioni razziali endemiche. Borrelli dell'Unione Europea dice: siamo inorriditi e scioccati da questo omicidio. L'alto commissario ONU per i diritti umani sostiene che la pandemia di coronavirus abbia di nuovo sollevato un problema che negli Stati Uniti è presente in maniera diffusa, mentre Mr. Pesce invita tutti i paesi a rimanere vigili contro l'eccessivo uso della forza e rispettare i diritti umani. Notizie da Napoli e dalla Campania. Spostamenti tra regioni, l'ordinanza dice: test temperatura chi arriva in stazioni e aeroporto. Le decisioni di De Luca valide dal 3 giugno per la riapertura degli spostamenti tra le regioni. Con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020 ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei termini seguenti: per le linee terrestri su ferro e su gomma e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi nella misura del 100% dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli enti locali competenti. Per quanto riguarda quelli marittimi, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole del Golfo, resta confermata la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli enti locali interessati. Operai travolti uccisi a Pianura, identificata la seconda vittima, un liberiano si chiama Thomas Daniel, appunto l'altro operaio, col 61enne Ciro Perrucci, rimasto ucciso appunto nella tragedia avvenuta in un cantiere edile. Era liberiano e aveva 41 anni. Vanno intanto avanti le indagini
per quanto riguarda questo scioccante incidente sul lavoro, appunto perché sono rimasti uccisi nel crollo di un muro di contenimento all'interno di un cantiere edile. L'altro lavoratore che ha perso la vita è Ciro Perrucci, 61 anni, che abitava a pochi passi dal luogo dell'incidente ed era molto conosciuto in zona. Notizie da Treviso e dal Veneto. Cade in una vasca per l'acqua, per l'acqua piovana e muore annegato. La tragedia a Pieve di Soligo. Vittima un pensionato, probabilmente è scivolato, ha battuto il capo contro il manufatto, forse perdendo i sensi, e poi la tragedia. Treviso, TM non produrrà più mascherine, dice venderle a 50 centesimi strozzi ai produttori. Il titolare Giuliano Secco dice penalizzate tutte le piccole realtà che si erano convertiti, avvantaggiati i grandi gruppi. Rinviata l'assemblea per il dopo Piovesana, emergenza Covid, slitta a ottobre la scelta del nuovo presidente, il voto potrebbe essere online. In poll troviamo Ravagnan e Destro. Cifre eccessive basate su una Treviso che non esiste più. Molti negozianti si lamentano di non farcela. Locazioni sul livello di 30 anni fa, ci vorrebbero incassi oggi impossibili. Sottopasso della Pedemontana, ultimi mesi per la falsa rotonda. Dopo lo stop per le vicende sanitarie, il cantiere sulla Pontebana è ripreso a gran ritmo. Presto la statale tornerà a rettilinea. I timori dei sindaci appunto sui futuri flussi del traffico. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. In piazza per chiedere di tornare a scuola a settembre. Sabato 6 giugno studenti e genitori chiamati a manifestare a Udine per avere lezioni in aula, edifici adeguati e attività formative alternative. In piazza appunto per chiedere di tornare a scuola a settembre. A settembre vogliamo ritornare tutti in classe. Parte da studenti e genitori la richiesta che porterà a manifestare molti ragazzi e molte famiglie sabato 6 giugno alle ore 11 in piazza Libertà Udine sotto il coordinamento del gruppo di lavoro Appello per i bambini e per i ragazzi. Si tratta di un gruppo di genitori, educatori e insegnanti che ritiene che la ripresa dei servizi dedicati ai minori, la scuola ma anche tutti i momenti di aggregazione siano fondamentali per salvaguardare il percorso di crescita dei più giovani. Gorizia, la casa di riposo Culot riapre le sue porte. Ziberna dice partito l'iter per l'attivazione del centro diurno. Vogliamo che la struttura sia sempre più accogliente e sono in programma ulteriori lavori di ammodernamento. Appunto come dicevamo, a Gorizia la casa di riposo Culot riapre le sue porte. Ziberna dice cari amici ci siamo, da giovedì infatti dovremmo compiere un altro passo verso la normalità. Il governatore Fedriga domattina, salvo imprevisti dell'ultima ora, firmerà l'ordinanza che toglierà l'obbligo delle mascherine all'esterno. Contemporaneamente definirà le regole dei centri estivi che peraltro trovano il comune di Gorizia già pronto per applicarle. Come dicevamo, questo è il commento del sindaco Rodolfo Ziberna. Precipita nelle acque del Rosandra ferito un 17enne. Compresse le operazioni di recupero, il ragazzo è stato imbarellato nel torrente e portato a spalla in attesa dell'elisoccorso. Un 17enne di Trieste si è procurato forti traumi cadendo da 5 metri di altezza dopo qualche ruzzolone nel torrente Rosandra nell'omonima valle. I primi tecnici del soccorso alpino di Trieste giunti sul posto lo hanno trovato in ipotermia dal momento che per i traumi subiti diceva di non riuscire più a muoversi per i forti dolori alla schiena ed è rimasto in acqua una quarantina di minuti. Due escursioniste soccorse in Friuli, primo intervento a Micottis di Lusevera mentre ad Ampezzo arriva l'elicottero del SUEM. Doppio intervento per i tecnici del CNSAS Friuli Venezia Giulia. La stazione del soccorso alpino di Udine è stata attivata per una richiesta di soccorso sul sentiero che da Micottis di Lusevera scende per circa 150 metri di dislivello fino al paese. Qui una donna di 57 anni si è slogata una caviglia. I tecnici intervenuti sul posto l'hanno raggiunta imbarellata e trasportata per 200 metri di dislivello fino all'auto, da dove è poi rincasata con un compagno di gita. Si perde e chiama il 112 ma poi rientra da solo. Il curioso episodio nel pomeriggio tra il Monte Festa e il Monte San Simeone. Protagonista un escursionista in mountain bike.
Un escursionista in mountain bike ha chiamato il 112 dopo aver smarrito il sentiero appunto tra il Monte Festa e il Monte San Simeone, tra i comuni di Cavazzo Carnico e Bordano. La stazione di Udine del soccorso alpino si è attivata con una squadra di 3 uomini e altri 2 soccorritori della Guardia di Finanza. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con i loro mezzi. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.